Chi c'è scritto? L'azienda sanitaria ci invita a fare il test per la prevenzione del tumore del colon retto. Ma noi stiamo bene. Lo sai che il tumore del colon retto spesso non dà sintomi? E allora? C'è scritto che tramite un test gratuito e semplice da fare a casa è possibile scoprire formazioni benigne che possono diventare tumori. Bene. Sarebbe opportuno farlo subito questo test. Eh sì, facciamolo. Se hai tra i 50 e i 69 anni, rispondi alla lettera dell'invito della tua azienda sanitaria. Fai il test. Per questa indagine non serve il commissario, serve tu. Campagna informativa sullo screening per la prevenzione del colon retto nella provincia di Ragusa, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale. Sabato prossimo inizia il campionato di Serie D. La Fortitudo gioca in casa alle 19 nella palestra dell'Umberto I con la studentesca Gela. Iniziamo con l'allenatore, il professore Edasta. Cosa significa l'inserimento nel girone siglo occidentale? Cambia qualcosa nei vostri programmi, nelle vostre ambizioni eventualmente? Io credo che cambi soltanto il tipo di pallacanestro. Sicuramente nel girone occidentale c'è un maggior agonismo, forse un pochino di tecnica in meno. Diciamo, il rischio è quello di avere una squadra molto giovane che si deve adattare atleticamente e agonisticamente a questo campionato. Una battuta sui derby. Ma sui derby, dopo tanti anni si rifaranno questi derby. Bisognerà farli e poi dopo vedere se queste partite porteranno qualcosa di nuovo nella pallacanestro provinciale. Io sono convinto che desteranno senz'altro un notevole interesse. Passiamo a Giorgio Bellina, il general manager della Fortitudo, lo sponsor finalmente. Ma lo sponsor noi da un po' di tempo che cerchiamo, cioè, di avvicinarci al signor Solarino, a Gisol, e lui è contento di poterci dare una mano e di poter contribuire, anche se come prima esperienza, primo anno, perché abbiamo improntato un programma che dovrebbe andare avanti per un paio di anni, tre, per poter cercare di migliorare e di poter fare un salto di qualità. E allora ho voluto riunirvi per questa conferenza stampa circa la sesta assemblea unitaria di pastorale nella nostra diocesi, perché così avete la possibilità, essendo tutti insieme, almeno quelli che avete avuto la delicatezza di essere presenti a questa nostra riunione, di poter informare la nostra diocesi con i vostri mezzi di comunicazione sociale intorno a un avvenimento che ogni anno riunisce nel centro diocesi i delegati e i rappresentanti di tutte le comunità, i gruppi, i movimenti, le associazioni di ispirazione cristiana. Il vice sindaco, il socialista, recita. Le comunicazioni del sindaco saranno rese note più tardi, saranno valutate adesso durante la riunione dei capigruppo. Tutti pensavano che, tutti pensavano nel pomeriggio, pensano ora che dovrebbero contenere le dimissioni del sindaco. Cosa conterranno? Chiaramente ancora non lo so perché c'è la riunione dei capigruppo che dal punto di vista politico debbono raccordare a quale valutazione politica addivenire. In ogni caso c'è da dire che in questa giunta c'è stato uno stato di pesantezza che non può andare avanti. Come era stato preannunziato, stamani gli studenti delle scuole superiori si sono radunati presso il liceo classico per dare vita ad una manifestazione di protesta. Protesta contro cosa? Ma ti dirò, per le infrastrutture della scuola. Infatti, guardi, io parlo personalmente del geometra. Abbiamo una palestra che sta andando pezzi pezzi, no? Il soffitto sta cedendo e non si stanno prendendo provvedimenti. Abbiamo parlato col preside e non sta facendo nulla. Ha solamente convocato degli ingegneri che hanno visto la palestra e ci hanno detto solamente che era inagibile. E i provvedimenti non sono stati presi. Le altre scuole pensano anche per questo. Ho sentito della ragioneria, infatti, che c'ha problemi con i topi e dei recipienti. Per il resto è lo stesso scientifico, infatti, i cui intonaci stanno cadendo pezzi pezzi e non vedo quali provvedimenti si stiano prendendo per questo. Quali sono gli istituti che hanno partecipato? Dicevamo geometra, ragioneria, scientifico. Purtroppo si presumeva anche la
la partecipazione del classico, del magistrale e del chimico. Del chimico alcuni hanno partecipato, però siccome il preside del classico ha, diciamo, in un certo senso minacciato i ragazzi, non appunto si sono spaventati e non hanno partecipato a questa manifestazione. Minacciato di che? Minacciato di prendere provvedimenti molto seri, forse troppo seri appunto per questa manifestazione. L'educazione sanitaria in generale e che sostanzialmente attiene ai tumori e alle malattie del sistema cardiocircolatorio. Parte 2018. Vediamo che lo stesso fenomeno si ripete per le malattie cardiocircolatorie. Ecco qua. 4,48. Nel senso che va bene, 900. Dopo qualche giorno o morivi o guarivi, da un punto di vista sociale, allora voi vi rendete conto che tutto questo... Lei sta comprando un giornale a tiratura nazionale, ecco, come mai non opta per un giornale locale, per un quotidiano locale? Guarda, no, io sono abbonato qua al signor Circolo, perciò... Per un circolo, ecco, e piglio questi giornali, io personalmente non ne piglio più. Ha preso un giornale locale, se non erro, e un giornale a tiratura nazionale. Sì. Ecco, come giudica lei il giornalismo locale, i tre quotidiani locali? Ma insomma, si può leggere, si può leggere. Ma io preferisco avere informazioni che rispecchino la situazione generale del paese, non quelle locali. Quelle locali le apprendo così giornalmente o dalle televisioni locali. No, preferisco il locale per le notizie che riguardano... Diamo una guardata così, tanto per passare tempo. Ma il giornalismo locale fa parecchie critiche, giustamente, su tutto quello che succede nella provincia di Ragusa. Mi piace che si critica realmente l'operato dei nostri amministratori. Un giornale a tiratura nazionale, Repubblica se non sbaglio, come mai non hai preso un quotidiano locale? Perché mi interessa la cronaca di Roma. Mica c'è sulla Repubblica. Ah, non c'è, allora ho sbagliato del grosso. A parte gli scherzi, come giudichi la stampa locale, i tre quotidiani che portano la cronaca di Ragusa? È completamente adeguata alla cultura che c'è qua, non la vedo inadeguata. La cultura che c'è qua è di un livello basso, cosa vuoi? Giudichi quindi mediocre? Chiaramente è un'esagerazione quello che sto facendo, però è così. Cosa manca a un quotidiano locale secondo te? E cosa deve mancare? Secondo me non è questione dei giornalisti e basta, perché la gente li compra. Se li compra vuol dire che gli piacciono, e quelli perché debbono cambiare? Hanno uno stipendio, ci lavorano. Quando, non so, trovo la Gazzetta del Sud o la Sicilia, leggo la cronaca di Ragusa. E la cronaca di Ragusa è un'esagerazione dei pettegolezzi che si fanno nei bar, a livello così di stampa, però sono i pettegolezzi che si fanno nei bar, si fanno anche nella cronaca di Ragusa, però non è che c'è un livello più alto, oppure, e comunque non mi sembra grave la cosa, nel senso che evidentemente non c'è questa richiesta, c'è una minoranza di persone che chiaramente vorrebbe altre cose. Però evidentemente la maggioranza, che sono quelli che comprano il giornale, neanche gliene frega niente. Ma penso che a Ragusa sia un po' buona l'informazione, non è che... è semplicemente che la lettura dei cittadini è un po' meno, ma come informazione quotidiana penso che sia abbastanza buona. Ma io penso che si è fatto parecchio sforzo qualitativo per portare avanti determinate problematiche blee. Bisogna andare ad essere più incisivi ed essere meno asserviti ai partiti politici e alle persone che condizionano un po' l'ambiente economico provinciale. Le emittenti televisive, ecco, avendo tempo per poterle eseguire, mi sta bene, diciamo, le reti, quelle private. Seguo di più quelle private, diciamo. Quasi tutti si interessano alle emittenti private, in particolar modo io penso
determinate emittenti private che si interessano molto dei problemi locali. Questo è positivo secondo lei? Secondo me sì. Hai comprato un giornale periodico, un settimanale credo. Compri anche i quotidiani e come li giudichi, almeno quelli locali? No. Non compri? Questo settimanale in genere. Per riviste. Come mai non compri un quotidiano locale? No, più che altro il tempo di leggere, poi anche, diciamo, io studio più che altro a Catania. Ma per quanto riguarda la Sicilia trovo che è di molto migliorata rispetto a quando mi sono stabilito a Ragusa, cioè mi riferisco a circa 2 anni fa. È molto migliorata, molto più particolareggiata. Dunque, la stampa locale, c'ho delle riserve da muovere, soprattutto quella di letteratura maggiore, la Sicilia. Mi pare incompleta in ogni caso e in parte faziosa. Come giudica l'informazione televisiva? Ma io trovo molto positivo questo fenomeno. Cioè, penso che una televisione locale debba informarsi sui fatti, debba dare molta informazione, parecchio spazio sui fatti locali, e trovo che sia questa la vera ragione di essere delle televisioni locali. Cioè, ho notato che invece la Gazzetta del Sud, forse perché le persone che stanno là a lavorare sono più giovani, quindi sono meno legate a questi ambienti, possiamo dirlo anche veramente, clientelari. Ad esempio io faccio parte di un'organizzazione giovanile e ho visto pubblicati dei pezzi miei senza alcuna difficoltà che ho trovato ad esempio con la Sicilia, cioè sono cose che debbono dirsi. L'emittente privata e locale dà delle informazioni che non possiamo trovare né a livello già regionale tipo Antenna Sicilia, né a livello OTG3, né a livello nazionale, per cui ad esempio come facciamo noi, cioè i cittadini possono sapere alcune cose tramite le emittenti private, non c'è niente da dire su questo.